torna Profumo di Carta, la rassegna culturale del comune di Isola Vicentina. 12 incontri con l'autore, una lectio magistralis e una mostra degli artisti Federica Zanlucchi e Andrea Bigoni. È la sesta edizione, con tante anticipazioni e anteprime. Dal nuovo episodio di Alice Allevi, l'anatomopatologa di Alessia Gazzola, all'attentato alle Torri Gemelle raccontato da Giancarlo Marinelli. Alessandro Piperno, con la consueta maestria, narra le vicende di un figlio infelice del nostro tempo che scopre un segreto del suo passato, mentre Marcello Fois spiega come Cuore di Edmondo De Amicis abbia inventato gli italiani. Cinzia Tani racconta 11 donne straordinarie e altrettante assassine e la redenzione del boia più noto d'Europa. Il giornalista Sandro Gerbi ricostruisce la vita di successi e cadute di Lisa Sergio, traduttrice dei discorsi di Mussolini. Marianna Aprile esordisce nella narrativa con la sua Virginia Rocchi, alle prese con una vicenda della Seconda Guerra Mondiale. E ancora il mistero di un libro che legherebbe Dio all'uomo, presentato da Marcello Simoni, e la riscoperta di Carlo Della Corte nel suo grandioso affresco sulla Venezia tra le due guerre, proposto da Ronzani Editore. Grande attenzione anche per l'ambiente, con lo sguardo sui cambiamenti della natura, suggerito da Daniele Zovi, e i grandi interrogativi sul futuro del pianeta in un'opera di crowdwriting coordinata dagli accademici Andrea Segre e Ilaria Pertot. E in epoca di dominio del web e dei social network, lo scottante tema della manipolazione delle informazioni affrontato da Antonio Nicita. Gli incontri inizieranno alle 20:30 nella settecentesca Villa Cerchiari, sede della Biblioteca Comunale. Profumo di Carta vi aspetta, ambizioso, moderno, vivace, ma ancora e sempre innamorato dei libri e della carta.